Io gioco a pallavolo, cioè gioco, vabbè dai, giochicchio. Gioco in una squadra che si chiama Grigio Volley, il glorioso Grigio Volley, glorioso, insomma, ogni tanto vinciamo, ogni tanto. Quello che vi voglio raccontare oggi è che cosa si può bere, che cosa suggeriamo di bere dopo una partita disputata, non vista alla televisione, è una partita di quello che vi pare. Io vi parlo di pallavolo, ma potrebbe essere anche calcio, rugby, baseball, pallavelenata, qualunque cosa vi venga in mente. Insomma, voi fate uno sforzo fisico, ma dopo è il caso o di festeggiare o quantomeno di consolarsi per una cocente sconfitta. Però non posso certo andare con la mia squadra perché lì sarei troppo coinvolto e invece devo fare l'inviato asettico, distaccato, osservatore. E allora sono stato invitato da una squadra amica. Loro sono gli H Volley. Eccoli qua. Vincono un po' di più di noi ed è una squadra costituita da persone colorate, colorite e sicuramente molto molto appassionate. Quale squadra migliore per poter provare un vero ed efficace dopo partita? Vado in palestra. Allora, non ho ancora ben capito se hanno vinto o se hanno perso, ma una cosa è certa, comunque si inizia anche a mangiare, quindi sto andando alla pericena e poi vediamo che cosa mi offriranno da bere. Non so se dipende dalla vittoria e dal numero di set vinti. Non lo so, vabbè, andiamo a vedere. Già l'agonismo, infatti vedete mi sono messo in maniche corte perché qui dentro fa caldo, c'è tutto l'agonismo della partita. Loro sono gli H dopo la partita, vedete stanno prendendo la pericena, siamo all'interno del ristoreo, ho anche già picchiato lui, però lui è Marco che è il proprietario del ristoreo, ma anche insomma il capo della squadra, l'allenatore, tutto. Partita, ho visto soltanto i saluti, ma com'è andata? Partita, boh, non sappiamo. Bene, comunque non sanno quanto hanno fatto, che è tutto dire, vediamo tre cose da bere dopo la partita giocata. Numero 1, ecco, avete capito? La birra, quindi chi la apre? Bella, ma che tipo di, che gradazione è? Perché Sete, che tipo di birra è però? Questa che cos'è? Questo è un rito, per noi è una devozione. Quindi ogni volta che aprite la Ogni bottiglia. volta che si apre una birra, si fischia, si deve star zitti, Tutti, ovunque silenzio, siate. Chiunque. chiunque, e poi si batte le mani. Seconda cosa da bere dopo la partita. Vino! Ecco il vino, vedo il vino lì. Ma Danilo, visto che ti seguo su YouTube e su Facebook, apri questa bottiglia. Vabbè, ma tu mi devi tenere la Oh, GoPro. vabbè, non è un problema. Allora, riprendimi. Che bello! Saluta, saluta. Ciao! Ciao, ciao! Bene, allora, vino, il Cannonau. Adesso vedi, pensa che figuraccio se riesco neanche ad aprirlo, poi mi alzo. Ma sì, che ce la fai, dai. Sapete che Vai, volevo versa! dirvi che forse non sapete che il Cannonau è un vino. Versa! Simone, forse non sapete. Vuoi versare? Allora, datemi i bicchieri. Ma Però forse non sapete che dai! Versa! Grumiri, dai. Numero due, il vino. E forse non sapete che. Dai! Scusa, stavi dicendo? Che forse non No, però versa, ti sapete. prego, per favore. Comunque, il vino rosso dopo la partita va benissimo. Non impostate, siete sciolte, morbide. Guardate la telecamera. Non sono impostate. Numero 3. L'amaro! L'amaro! Ragazzi, patto tra gentiluomini. Aspetta, chiediamo al capitano, ma aspetta, intanto lo riprendiamo anche. Siediti, siediti. No. Ma che cos'è il patto tra gentiluomini? Allora, il patto tra gentiluomini, quando si porta una bottiglia chiusa di amaro, tutti lì, atleti, devono finirla. Altrimenti si andai qua qua qua.
Quindi tutta, questa è intera, deve è nuova, guardate, finita, non è stata tutta aperta. Riprendi qua? Tutta deve essere finita. Tutta. Quindi, e questo serve per la dieta degli atleti? Assolutamente. Quindi sì, voi che avete vinto un sacco di partite, si vincono proprio... Bevendo tutto la mano. Va bene, allora iniziamo. Il VAC. Come vedete stanno bevendo tutti, i bimbi o le bimbe meglio qui presenti non stanno bevendo alcolici ma succo di frutta davanti naturalmente ai genitori. Loro non stanno bevendo alcolici ma tutti gli altri sì. Salute! 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 Queste quindi erano le tre cose che noi vi proponiamo, suggeriamo, come vi pare, di bere dopo una partita disputata, sia che abbiate vinto, sia che abbiate perso. Eppure se facevate gli arbitri, comunque, insomma, qualche cosa da bere c'è sempre. Intanto, in bocca al lupo agli ACA, grazie per la loro ospitalità, in bocca al lupo ai Grigio Volley e salute.